Ora spiegate meglio voi. Sì. Facciamo parte della stessa istituto, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che è un ente di ricerca vigilato dal Ministero dell'Ambiente, non siamo dipendenti del Ministero, quindi c'era un errore nella vecchia bozza del programma. E io dirigo il settore più indicatori di ecotossicologia, cioè tutti gli organismi che vengono utilizzati per monitorare la qualità dell'ambiente. Max si occupa invece più della parte cartografica, carta della natura, ma essendo un botanico di chiara fama, poi viene spalmato su tanti problemi e in maniera un po' clandestina ci siamo occupati di questo argomento, perché nel 2013 il Ministero ci ha chiesto di valutare l'impatto dei prodotti fitosanitari sulle aree protette, che era un problema che si erano un po' dimenticati negli ultimi 20 anni, se non si erano accorti che nelle aree protette venivano usati gli stessi pesticidi che si usavano fuori, e quindi si domandavano che danni potesse fare un insetticida alla farfalla tutelata dalle direttive comunitarie. E se possiamo andare avanti, intanto la presentazione la fa Max, che ha praticamente prodotto la gran parte delle diapositive, e io semmai intervengo per rafforzare il suo intervento. Buongiorno a tutti, grazie ovviamente agli organizzatori per questa occasione. E questo è Porsche, l'ho messo non a caso perché appunto raffigura un po' i grandi squilibri che stanno accadendo in questo momento su questo pianeta. Da una parte abbiamo una visione del paradiso di Bosch, in cui vediamo verde, costruzioni antropiche, equilibrio con l'ambiente, animali, insetti, non ascolta nulla. Dall'altra parte abbiamo l'inferno ovviamente è artificiale, non ci stanno forme di vita se non la pazzia, la violenza e tutte quelle cose che possono anche essere provocate da, e questo è stato detto anche in precedenza, da alcuni di questi prodotti, per così dire una degenerazione delle cellule nervose umane che portano al caos, alla pazzia, che sono ben raffigurate nel quadro di Bosch. Qui abbiamo attualmente una specie di raffigurazione sintetica di uno dei più grossi problemi, che è l'urbanizzazione umana. Non è assolutamente discollegata dai pesticidi, perché molte delle zone che abbiamo visto nel terzo mondo in cui vengono usati i pesticidi sono proprio quelle situazioni là. Situazioni che vengono considerate infette e pericolose per tutti quelli che stanno ai lati, per così dire. È ovvio che in questi casi le malattie non sono dovute alle zanzare o altri insetti che le provocano, ma allo stato di assoluto degrado in cui vivono una grande moltitudine di esseri umani. Però questo non è il problema. Siccome portano delle malattie, ci si passa sopra con l'elicottero, quindi si buttano i peletroidi o i fosforici, perché così non minacciano pure le zanzare che vengono dalla zona degli slums, gli abitanti. Sopra abbiamo il paradiso ideale, perché così dire, un posto in cui l'uomo riesce a vivere soltanto di caccia e raccolto con quello che trova sul campo, e in mezzo abbiamo quello che potrebbe essere il futuro. A me non mi piacciono queste raffigurazioni delle città del futuro, per così dire, così un po' artificiali, con queste forme un po' così architettoniche, però dà un po' l'idea di quello che dovrebbero essere le città. Quindi abbiamo di fronte un'alternativa, appunto, di stare più dalla parte dell'inferno di Bosch, oppure più da una parte che si avvicina, se non altro, a questo ideale equilibrio tra uomo e ambiente. E la riduzione dell'impatto ambientale, come è già stato ripetuto, ormai è legge, cioè ormai gli enti nazionali e internazionali, le stesse direttive che l'Italia e l'Unione Europea ha emanato, l'Italia ha dovuto accettare attraverso il testo unico ambientale e altre forme di legge, ormai dicono che tendenzialmente noi dobbiamo sviluppare lo sviluppo sostenibile, dobbiamo essere ecocompatibili, le scelte della pubblica amministrazione devono tendere verso il minore impatto ambientale possibile, e questo ovviamente non soltanto per rispetto della natura che ci circonda, ma anche ovviamente degli stessi esseri umani. Però come vedremo, nell'applicazione di questo c'è ancora qualche problema. Perché, e non si vedono qui i grafici, non so perché sono scomparsi, però sinteticamente il grafico faceva vedere semplicemente un dato di fatto che è evidente. Mentre da quando sono uscite le direttive sul consumo dei pesticidi e sulle agricolture ecocompatibili, come hanno dimostrato e riferito i precedenti interventi, l'Italia ha ancora un elevatissimo consumo di insetticidi, diciamo che siamo un po' record in Europa. Col professor Rocchetti di ISRE abbiamo approfondito un po' la questione, noi abbiamo 20 volte, da 10 a 20 volte più
degli altri paesi europei, produciamo praticamente, no, consumiamo quasi la metà dei pesticidi di tutta l'Unione Europea, e ovviamente c'è qualcosa che non torna su questo. Se noi guardiamo, come abbiamo notato pure nell'intervento della campagna, effettivamente sembrerebbe che il nord sia peggio del sud, però dobbiamo pure valutare questi dati sul fatto che nel nord ci sono maggiori controlli, per cui sicuramente nella campagna è ingiusto criminalizzare l'intera regione per alcune aree di limitata estensione rispetto all'estensione della regione che io ho visitato, e ho visto che in molte aree effettivamente c'è ancora agricoltura tradizionale, non convenzionale ma tradizionale, come si faceva una volta per così dire. Però effettivamente noi abbiamo anche il dubbio, e dovremmo esaminare con più dettaglio questi dati, che mentre in alcune regioni ci sta una maggiore ufficializzazione dei dati dei consumi, poi in altre regioni invece, per così dire, ci stanno delle informazioni che mancano. Questo è confermato pure dai dati che arrivano a noi ISPRA come ente controllato, perché di fatto le regioni del sud sono quelle che ci forniscono meno dati. Quindi purtroppo, anche se il discorso sulla campagna è sicuramente ideologicamente giusto su quello che io ho visto su occhio, poi a livello scientifico di dati ci mancano, e quindi non possiamo fare adeguati controlli con le altre regioni della penisola italiana. A livello poi di distribuzione dei pesticidi, si è detto ultimamente sui dati, sulla base dei, soprattutto dei dati ISTAT e ISAN, che sono gli enti statistici, l'ente che si occupa delle statistiche agricole, che c'è stata una diminuzione nell'uso dei pesticidi in Italia, il che è parzialmente vero, però stiamo attenti pure su questi dati, perché manca una parametrizzazione sulla tossicità. Molte delle sostanze che attualmente hanno maggior, per così dire, successo nel mercato sono, come vedete lì, abbiamo preso come indicatore le api, perché le api sono un ottimo indicatore ambientale, perché sono appunto insetti che vanno un po' in giro, ti danno un po' l'idea del medetas, della situazione media ambientale. E come vedete siamo passati nei confronti delle api da prodotti che avevano uno come base, sto preso proprio il DDT, che è cancerogeno con gli uomini, per gli uomini, però paradossalmente meno tossico per le api, fino a prodotti che sono enormemente più dannosi per le api, ma non solo. Ovviamente la tossicità per l'api l'abbiamo presa per parametro, ma lo stesso tipo di scala si può fare pure per i crostacei, si può fare pure per la vegetazione acquatica, per il fitoplancton, e più o meno dà risultati analoghi. Il mercato produce delle sostanze super tossiche, e quindi bisognerebbe, prima di parlare di diminuzione della produzione di pesticidi, anche parametrizzare questi dati con l'effettiva tossicità di queste sostanze rispetto appunto alle varie forme viventi, e questo è una cosa che viene poco presa in considerazione. La maggior parte delle scelte si basa unicamente sulla tossicità sugli uomini e soprattutto poi sulle tossicità acute. Come abbiamo sentito anche nei precedenti interventi, questo ovviamente è abbastanza limitato. La tossicità cronica è quella da prendere in considerazione, perché l'insetto muore subito, no, magari ci mettiamo 20 anni di più. E infatti abbiamo preso in considerazione alcuni prodotti, purtroppo i grafici si vedono male, e queste purtroppo sono le solite versioni qui degli Excel, però molto sinteticamente abbiamo visto, infatti, facendo questa prima esperienza, ringrazio il professor Lucchetti che è qui presente, con cui abbiamo un po' giocato con questi dati, abbiamo visto che effettivamente i prodotti meno tossici sono diminuiti, e i prodotti più tossici, tra quali il midacloprolid, che è un super killer delle api, e i piretroidi, che uccidono praticamente tutto, compreso anche il nostro cervello, sono aumentati. Quindi anche queste parametrizzazioni, quando si dice l'Italia è diminuito l'uso dei pesticidi, poi bisogna un attimino poi vedere quali sono i pesticidi che effettivamente sono diminuiti, e in questo caso sono diminuiti quelli meno tossici. Poi, se andiamo a vedere ulteriormente quelli che sono utilizzati, vediamo che per esempio abbiamo questi super killer: fumigante, insetticida, erbicida, nematocida, cioè stiamo parlando di un super killer. E quindi diciamo abbiamo poi una sostituzione, hanno ridotto, per così dire, gli insetticidi, hanno aumentato i fungicidi, ma i fungicidi vanno a distruggere totalmente tutti i sistemi del suolo, quindi poi il contadino che usa i fungicidi sarà costretto, qualche anno dopo, avendo visto i raccolti che diminuiscono, usa appunto i fitofarmaci, i fertilizzanti, perché ovviamente ha distrutto il suolo, l'ha ucciso del tutto. Questi prodotti sono tutti stati già descritti nei precedenti interventi, non entro nel dettaglio, però sono tutte sostanze che comunque hanno un'azione tossica anche sugli esseri viventi, anche sui mammiferi, per così dire. Non uccidono solo le piante, ma mettono in difficoltà tutta una serie di sistemi metabolici. Ovviamente l'insetticida non resta dove viene messo, ma si sparpaglia un po' per l'ambiente, andando poi a contaminare un po' tutti i comparti, aria, acqua, suolo, tutto viene contaminato da queste sostanze. Si è detto che i prodotti nuova generazione sono a breve durata. Siamo andati a controllare, come nel caso del glifosato, che è stato ipercitato,
Ma questi prodotti durano poco, il prodotto, non il catabolita che esso produce, e spesso questi cataboliti, come abbiamo dovuto controllare, sono 20-30 volte più tossici del prodotto stesso. Sembra che poi i giochetti che sono stati fatti, appunto, e basarsi sul prodotto in passato, per 10 anni, hanno venduto dei prodotti tossici, perché non hanno minimamente preso in considerazione il catabolita, cioè quello che il prodotto poi diventava in natura. Noi abbiamo preso come ISPRA in considerazione le aree naturali italiane, perché a noi ci preme ovviamente difendere anche gli esseri umani, ma come ente dobbiamo difendere la natura. Allora, qual è il problema dei sistemi naturali italiani? Ovviamente sotto una certa quota le attività agricole, proprio per l'uso di questi pesticidi, noi abbiamo parlato di utilizzato in base alle specie che potevano essere esposte al pesticida usato in un ambito agricolo ben determinato, abbiamo fatto un'analisi un po' delle aree di alto valore ambientale e abbiamo visto che sotto una certa quota, sostanzialmente, che poi la quota dove si vede un passaggio dall'agricoltura tradizionale, quella dei nostri nonni, all'agricoltura intensiva, come vedete è tutto praticamente rosso, la maggior parte delle aree protette italiane non potranno proteggere gli habitat anche nei confronti dell'Unione Europea, perché molti di questi habitat sono protetti dalla direttiva europea, quindi è stata l'Europa che ha imposto all'Italia di difenderli, non potranno essere salvati perché la pressione antropica, soprattutto agricola, delle sostanze utilizzate è tale da provocare un collasso di questi ecosistemi. Le sostanze che abbiamo trovato, come vedete, sono quelle di cui hanno parlato prima i nostri colleghi in precedenza, e non a caso la maggior parte delle sostanze effettivamente sono tra le più tossiche, sono quelle che poi creano maggiori problemi all'ambiente, se non direttamente loro, perché è stato detto giustamente, il glifosato di per sé è quasi meno tossico dei coadiuvanti, sì, però il suo metabolita LAMPA è 30 volte più tossico del glifosato per quasi tutte le forme viventi, senza entrare nel dettaglio se fa venire di più il cancro ai pesci o ai rettili, però su quel discorso che l'APA è molto più tossico del suo glifosato, e le autorizzazioni sono state fatte sul solo glifosato, come se fosse una sostanza separata dai coadiuvanti utilizzati, che sono come il POAE, che è stato già citato, anche tre ancora più tossiche del prodotto, quindi abbiamo prodotto relativamente poco tossico secondo l'EFSA. Poi ci aggiungiamo un prodotto molto tossico, però si è scoperto dopo, poi dopo di più non è stato preso in considerazione il prodotto di derivazione che è l'AMPA, che poi è stato trovato regolarmente nelle acque italiane, dove sono stati fatti i controlli, perché questi controlli sono stati fatti per l'AMPA e il glifosato sono in Lombardia e Toscana, quindi abbiamo due regioni, e queste sostanze che adesso vedremo vanno avanti, noi li troviamo anche nei nostri piatti. In questo caso vedremo invece che le acque sotterranee stanno ancora peggio, perché ancora hanno sostanze proibite attualmente che in qualche modo continuano a starci, perché ovviamente ci sono arrivate, la trazina, tutta questa roba qui non ci dovrebbe più stare, il debito della trazina, questi sono tutti prodotti messi fuori legge che però stanno nelle acque e in particolare portano molti comuni ad avere dei costi aggiuntivi per le acque potabili, perché queste acque potrebbero essere pulite e rese ovviamente potabili la popolazione con costi ovviamente aggiuntivi. Abbiamo preso in considerazione come indicatore del mezzo ambientale con l'Istituto di Zooprofilattica e con il CRA, e abbiamo preso in considerazione le api, perché le api danno un'indicazione del mezzo ambientale. Poi ci interessava sapere perché le api morivano. Beh, le api morivano perché sono inquinate ovviamente, e sono inquinate da sostanze che le uccidono. Queste sostanze però le uccidono direttamente, la stessa cosa accade a noi, ma agiscono anche indirettamente, semplicemente indebolendo il sistema immunitario delle api e provocando, poi come vedete non c'è una correlazione, non l'abbiamo messa, però sicuramente diciamo più inquinato il polline in questo caso, ma anche il miele, oppure appunto come si diceva le celle stesse delle fatte di cera, e più le api si ammalano, e come vedete le condizioni di salute della maggior parte delle api italiane, almeno per le stazioni di allevamento di questa stazione, che però ha preso in considerazione quasi tutte le regioni, è molto elevata. E quindi questo denuncia che comunque quello che succede a noi succede pure a loro, e così come le api ci indicano comunque una degenerazione del sistema immunitario, una maggiore esposizione a malattie, e questo probabilmente, anzi sicuramente, accade pure sicuramente agli esseri umani. In queste sostanze ovviamente non distruggono, a noi ci interessa più salvaguardare la natura. Una volta che si distruggono i pollinatori, in realtà stiamo distruggendo anche la biodiversità, noi ci preme conservare non soltanto gli esseri umani, ma anche naturalmente la biodiversità, e diciamo questo è un esempio soltanto di quello che succede quando noi distruggiamo gli impollinatori con questi prodotti. Noi praticamente facciamo estinguere interi habitat, intere
sistemi ecologici che appunto sono, qui abbiamo messo quelli prioritari, che sarebbero quelli che l'Unione Europea ha detto sono in via d'estinzione, e molti di questi stanno in via d'estinzione proprio perché vengono largamente utilizzati. Prego. Abbiamo cercato anche dati su, questi non sono dati nostri, questi sono dati però abbastanza illustrativi, abbiamo messo l'Europa, sono i dati del contenuto di pesticidi nel cibo europeo. Dobbiamo dire che la maggior parte dei casi, almeno secondo l'EFSA, il cibo europeo è relativamente salubre, ma relativamente, nel senso che comunque siamo sempre tra il 30 e il 40% dei campioni di cibo europeo che contiene pesticidi al di sotto dei limiti del discorso abbastanza complesso che è stato già affrontato precedentemente. Se poi andiamo avanti, vediamo che però l'Europa c'ha un altro problema, importa un'enorme quantità di cibi che invece dall'estero, e questo è il TTIP, i famosi discorsi che si facevano su questi patti intercontinentali, ci dovrebbero far riflettere perché finiscono per aprire al commercio con prodotti relativamente, un bel più tossici di quelli che attualmente girano per l'Europa, pure con i limiti del discorso dell'EFSA. Quindi stiamo attenti, come si è detto, ad aprire mercati, bisogna vedere pure su questo per parametrizzare bene l'apertura dei mercati. Abbiamo un altro problema in Italia, abbiamo visto che c'è un record di insetticidi, molti di questi insetticidi vengono usati nelle città. Paradossalmente in Italia molti pesticidi tossici per la mente, per gli agricoltori, sono stati esclusi dalle attività agricole, ma sono stati diffusi nella città con motivi legati alla salute umana, per la diffusione delle zanzare tigre in particolare, ma anche di altre zanzare, che sono risultate, per così dire, pericolose. Ma bisogna vedere se è più pericolosa la zanzara rispetto alla malattia. Noi abbiamo deciso con colleghi dell'ISDE che in realtà attualmente, allo stato attuale, è molto più pericolosa le scelte che vengono fatte a livello amministrativo, e sembrerebbe come se queste malattie, che attualmente rappresentano un pericolo solo perché c'è molta gente che va in vacanza in posti a rischio, ed è ovvio che se vai in un posto dove ci sta la dengue, la chikungunya, c'è una certa possibilità che tu lo porti, però fino adesso te lo porti, lo puoi attaccare a chi ti sta vicino, ma questo virus non si diffonde, altrimenti saremmo quasi tutti malati, o comunque abbiamo un sistema immunitario tale per il quale non ci ammaliamo. Per cui, nonostante passano circa 200.000 persone solo a Roma, è stato calcolato, che portano queste malattie, queste epidemie non ci sono, e sembra proprio una scelta politica di mettere paura alla gente per favorire l'uso nelle città di prodotti che sono stati proibiti nelle campagne. Abbiamo qui un esempio anche del caos che esiste in Italia su un problema che dovrebbe essere affrontato a livello globale, nel senso che il problema è sempre lo stesso, cioè abbiamo degli insetti che disturbano. Come lo affrontiamo? Beh, sembrerebbe scontato, dice, facciamo una cosa unitaria, ci mettiamo tutti d'accordo, cioè abbiamo una serie di insetti che creano dei problemi. No, ognuno fa come gli pare. Potete vedere la comunicazione di monitoraggio. Allora, io devo monitorare una cosa per decidere se è pericolosa o meno. Sono 10 gli enti che si occupano del monitoraggio, anche di più, cioè ogni comune ha i suoi enti e quindi decidono il monitoraggio, dopodiché decidono anche la comunicazione. Io dico al cittadino che sono costretto a usare delle sostanze tossiche per così dire innaffiarlo, con delle motivazioni ben precise. Alcuni comuni dicono, è così grave la situazione di Bergamo che devo inondare tutti, in particolare le aree naturali, che sono quelle che ci interessano a noi, ogni 30 giorni, così sono sicuro che non ho epidemie. In realtà si è dimostrato che a Bergamo le zanzare sono numerose quanto in qualsiasi altro luogo, mentre abbiamo altre zone dove invece si è fatta una maggiore scelta sulla lotta biologica. Posso ricordare tra Firenze anche la città di Roma, anche se c'è una scelta spesso di alcuni prodotti più economici rispetto a prodotti che hanno impatto ambientale e minore. Abbiamo per esempio di Caserta usano tutto e non comunicano niente, quindi diciamo che abbiamo queste situazioni che forse dovrebbero essere migliorate. L'unica che fornisce qualche informazione è le ASL, però sarebbe dovere anche dei comuni informare i propri cittadini della situazione ambientale e anche delle scelte che vengono fatte nell'uso di queste sostanze che permettono di essere giustificate. Cioè la popolazione deve sapere, io ti sto avvelenando, però devo sapere perché. Abbiamo anche altre sostanze che non vengono prese normalmente in considerazione e sono molto usate in Unione Europea, e sono delle sostanze dannosissime e pericolosissime. Mi ha mandato proprio il professor Artieri, a suo tempo mi ha mandato una fila dei prodotti utilizzati nella regione verde Umbria, e la verde Umbria usa un'enorme quantità di queste sostanze, come anche la Francia e altri paesi europei. Queste sostanze sono dannosi quanto gli insetticidi e quanto gli erbicidi, perché vanno a distruggere proprio il sistema suolo, e il sistema suolo viene distrutto pure a svantaggio degli stessi agricoltori.
che finiscono per avere dei suoli del tutto degenerati. Sugli erbicidi andrò molto velocemente, sostanzialmente il succo degli erbicidi è che uccidono, vanno a colpire spesso delle vie metaboliche che non sono soltanto delle piante, sono anche dei batteri, dei funghi stessi e degli esseri umani. E poi soprattutto provocano una situazione di totale dissesto idrogeologico. E poi ovviamente vanno a distruggere interi habitat. Questo è il caso dei piccoli ciperi, sono dei piccole piantine, probabilmente la gente non gliene importa niente. Però mentre le piante che volevano colpire, quelli che hanno prodotto questi prodotti, erano le piante alte così, che sono diventate alte così, adesso se uno va nei campi le trova pure di 1,5 metri, mentre le piccole piante che rappresentavano un habitat locale, quindi stiamo parlando di biodiversità, sono state praticamente fatte fuori, e non è stato fatto fuori lo stagno mediterraneo solo dalle bonifiche, ma le comunità ancora di più sono state fatte fuori proprio dal fatto che si volevano uccidere i ciperi grandi, sono parenti del papiro, ma poi alla fine si sono uccisi i ciperi piccoli, i piccoli papiri, che sono quasi finiti, e invece sono venuti fuori dei super papiri resistenti a tutto, quindi anche queste scelte spesso sono del tutto deleterie. Sul glifosato hanno già parlato i miei colleghi, l'unica cosa ricordo è che praticamente provoca il colon, è stato dimostrato che tutti quei danni che avete visto sugli uomini li fa anche sulle api, ma le fa anche sui pesci carnivori, specie anfibie, diciamo che è una di quelle sostanze considerate particolarmente semplificative, non l'abbiamo presa in considerazione perché è una delle più utilizzate in Italia. Gli effetti sull'uomo lì salto perché l'avete già visto, che sinteticamente sconvolge quasi tutti i sistemi metabolici strategici, soprattutto della parte intestinale, la parte digerente, ma non soltanto, agisce anche sui metabolismi della D3, quindi del metabolismo delle ossa, quindi diciamo è proprio un prodotto sinergico perché poi si accumula ad altri prodotti ed essendo il più presente nelle acque, il più presente è anche nei cibi, è chiaro che noi abbiamo di fronte un prodotto che è stato troppo blandamente controllato. Prendo in considerazione la celiachia, che è molto sintetica, perché diciamo la parte più delicata del nostro organismo sono anche le flore intestinali. Le flore intestinali cosa ci fanno vedere? Se tu usi dei fungicidi o usi degli erbicidi, tu stai distruggendo non soltanto il fungo e l'erba, ma anche la tua stessa flora intestinale, perché molti processi metabolici che avvengono nelle piante e nei funghi poi avvengono anche al nostro interno, e quindi una volta che va a colpire qualcosa di esterno, poi in realtà stai danneggiando anche il tuo interno. E poi recentemente ovviamente sono stati ritirati fuori, perché la cosa scandalosa su questa sostanza che abbiamo preso come esempio, ce ne sono altre molto più pericolose, però questa abbiamo visto che è tra le più usate, e che in realtà è dal 97 che si sa che la statistica dimostrava ampiamente che comunque c'era un rischio del cancro dovuto all'uso eccessivo dei pesticidi a base di glifosate. E come vedete qui i dati sono 1994 e 2004, quindi diciamo 97, scusa, ho sbagliato a mettere la cifra qua, però diciamo già si sapeva, e infatti sono state accusate la stessa autorità dell'EFSA di aver taciuto il fatto che precedenti studi referati, come si suol dire, cioè riconosciuti dalla comunità internazionale, dimostravano quello che adesso è stato ritirato fuori nel 2013, cioè 15 anni dopo, 20 anni dopo, che il glifosato è tossico. Le conclusioni è ovvio, noi siamo in linea con tutti gli altri e dobbiamo creare un nuovo modo di pensare. Un nuovo modo di pensare non si è basato soltanto sull'economia, sull'avere il massimo di produzione. Io preferisco mangiare di meno, mangiare roba di qualità e anche spendere qualche soldo di più per sapere che ho difeso l'ambiente. E invece le scelte che vengono fatte ovviamente non prefigurano una visione olistica, ma una visione, per così dire, dettata da un egoismo che spesso non è individuale, ma è legato a ben precise istituzioni quali le multinazionali o le grandi corporation, che pensano soltanto al profitto. Quindi tutta la vita, tutto quello che voi vedete, noi stessi diventiamo soltanto strumento del profitto. Vi ringrazio dell'attenzione.